Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo sulla giustizia, sulla riforma della giustizia e anche sul caso Padova, naturalmente. Però Ostellari sa che io sono particolarmente attenta ai minorili e anche Ostellari lo è perché se ne sta occupando tanto. Ieri c'è stata anche un'interrogazione della De Biase del Partito Democratico su questa notizia che è venuta fuori. Lei sa che si è scoperto che c'è un ragazzo di 11 anni, quindi un minorenne, a San Vittore, a Milano, da 12 giorni, non so se in attesa di trasferimento o cosa, però è evidente che quel ragazzo, ragazzino, lì non dovrebbe essere. Lei ha appreso qualcosa in più? Sì, guardi, allora, sotto il profilo della sensibilità assolutamente ampia e forte, direi. Noi abbiamo subito, diciamo, attivato tutti i nostri canali, sia del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e sia lato diciamo, giustizia minorile. Cosa è accaduto e cosa accade? Molte volte in fase di arresto di soggetti dei quali non si può avere subito la certezza dell'età, queste persone vengono portate ovviamente presso l'istituto, diciamo, più vicino, e solitamente sono ovviamente gli istituti, quelli penitenziari per adulti. Poi si attiva una procedura che è volta ad accertare l'età di queste persone. Ovviamente questa procedura necessita di una tempistica. Nel caso specifico di Milano, ovviamente questa procedura è stata attivata e a breve si è in attesa di avere il via libera per procedere ovviamente al trasferimento presso il luogo più adatto a questo ragazzo. Quindi se capisco bene è un minore, si tratta di un minore non accompagnato evidentemente, no? Diciamo che probabilmente questa è la classica situazione, cioè purtroppo noi adesso nel nostro paese abbiamo un fenomeno che è in aumento di questi ragazzi dei quali non si riesce ad avere certezza dell'età e questo diventa un problema. Però ecco, è un problema che noi risolviamo solo attraverso un accertamento, attraverso una perizia, e queste perizie ovviamente necessitano di avere il tempo adeguato per poterle fare. Dopodiché però, una volta accertato, ecco, il nostro impegno è massimo, quindi anche in questo caso ci siamo attivati subito e presto questo ragazzo sarà trasferito in un luogo più idoneo. Luogo più idoneo che poi non è necessariamente carcere, insomma, come sappiamo, come lei sa anche, perché abbiamo avuto modo anche di parlarne già di questo fenomeno, e io l'ho anche detto, insomma, in più occasioni. Purtroppo i nostri IPM, effetto di politiche che hanno trascurato magari anche le strutture, insomma, in questi luoghi necessitano quantomeno di una di un intervento di modernizzazione. Molte volte, e noi li abbiamo anche visti, uno l'abbiamo visto anche assieme, sì. Necessitano di chiusure e di trasferimento in altre sedi. Io sogno, ma questo è un mio sogno, un paese senza IPM, senza carceri minorili, perché questa sarebbe una sfida, diciamo così, anche a volte si parla, no, molto di diritti, di prospettive, di crescita di un paese, ma è anche vero che noi dobbiamo fare ancora molto come paese. Gli istituti penitenziari minorili, purtroppo, però, vedono negli ultimi anni un numero in aumento, e allora una riflessione che noi dobbiamo fare è forse dobbiamo intervenire di più nella fase di prevenzione, perché quando un ragazzo arriva in carcere significa che il percorso è fallito, ma è fallito per tutti, non solo per lui, è fallito anche per noi, come società, noi come famiglia, noi come istituzioni. Allora questo cosa possiamo fare? Ovviamente è un lavoro di sinergia, un lavoro ampio, un lavoro però che ci deve concentrare innanzitutto su un tema, che forse poi è il tema anche centrale dei giorni d'oggi, vedi anche il caso di Padova, il rispetto delle regole.
Io credo che su questo noi dobbiamo tutti un po' ragionare e mi riferisco quindi ad esempio anche a chi ha una funzione pubblica, anche i sindaci. Il rispetto delle regole vale per tutti, vale per loro e serve anche come insegnamento per soprattutto i più piccoli. Allora, adesso arrivo subito anche al sindaco.